sono stati scoperti nel più grande lago naturale di asfalto esistente al mondo dei batteri e degli archeobatteri, cioè una forma di vita primordiale, ma pur sempre vita. Questa scoperta aggiunge un'ulteriore prova al fatto che anche su altri pianeti come Marte o le lune di Giove e Saturno, ne ho parlato spesso nei miei video, è possibile la vita a prescindere dal Sole e quindi dalla fotosintesi. Sto parlando di batteri viventi scoperti nel Peach Lake a Trinidad e Tobago da Rainer Metzenstock dell'Università di Monaco. I batteri sono stati scoperti in minuscole gocce d'acqua intrappolate in idrocarburi e sostanze viscose. Il Peach Lake di Trinidad è il più grande deposito naturale di asfalto al mondo, un enorme bacino di 40 ettari per 75 metri di profondità. Le origini di questo luogo pare che siano da ricercare nel punto di incontro fra due enormi faglie posizionate su un deposito di petrolio. L'idrocarburo liquido spinto verso l'alto dalla pressione, entrando a contatto con aria e batteri, si converte in asfalto. Da un punto di vista esobiologico, la capacità dei batteri di vivere in un microhabitat come una goccia d'acqua intrappolata negli idrocarburi potrebbe quindi essere una scoperta rivoluzionaria, perché significa che anche ambienti estremi e inospitali presenti su altri pianeti possono ospitare forme di vita. Come spiega lo studio pubblicato sulla rivista Science, gli studiosi hanno scoperto dei batteri vivi in gocce d'acqua minuscole, pari a un 50 di una normale goccia d'acqua. Abbiamo rilevato un'enorme diversità di batteri, ecco perché è possibile parlare di un vero ecosistema, proprio per la grande diversità riscontrata in queste microscopiche oasi d'acqua. Sulla Terra invece la scoperta apre la strada a nuove tecniche per pulire gli sversamenti di petrolio. Questi microorganismi sono in grado di trasformare il petrolio in asfalto, suggerendo che un processo analogo potrebbe essere usato per ripulire le perdite di petrolio in mare. Per Giorgio Bianciardi, astrobiologo dell'Università di Siena, è la prova che la vita può esistere separata dalla fotosintesi clorofilliana e che si può cercare la vita anche nel sottosuolo di Marte o dove ci sono temperature molto basse e negli idrocarburi come su Titano, la luna di Saturno. Sarebbe molto importante fare ricerche nel sottosuolo marziano, visto che il pianeta rosso, molto inospitale in superficie, potrebbe aver conservato in profondità forme di vita di 3 miliardi di anni fa, quando era simile al nostro pianeta, aveva fiumi, mari e un'atmosfera più densa. Una volta che il pianeta rosso ha perso l'atmosfera e la temperatura si è abbassata, l'acqua si è perduta nello spazio o è rimasta intrappolata nelle calotte polari e potrebbe quindi essere rimasta nel sottosuolo. Bisogna quindi cercare la vita nelle profondità di Marte o sulle lune di Giove, dove ci sono indizi che possa esistere un oceano di acqua liquida, o anche su Titano, che ha degli oceani di idrocarburi. Su questi argomenti ho già fatto diverso tempo fa altri video che vi lascio come link nella descrizione di questo. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando alla prossima.